serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi i completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Benvenuti, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora ragazzi, oggi vi riporto il glitch per prendere il cartellino dell'FBI, quindi della IAA, ma con una piccola differenza. Vi ricordate che vi avevo detto di togliervi la roba dalla testa, perché sennò quando andremo a fare il glitch, una volta spawnati, andremo a perdere il caschetto, perché quando entriamo nell'attività ce lo leva, ragazzi. Ma nessun problema, adesso vi faccio vedere come recuperare il caschetto, ragazzi, o la maschera o entrambe senza sbattimenti. Quindi ragazzi, iniziamo con il glitch. Come al solito dovete mettere questa attività che lascio in descrizione, se non l'avete ancora visto il video ve lo rispiego. Una volta messa l'attività in descrizione, dobbiamo recarci dove si avviano le nuove attività dell'agente ULP e vedrete che ci sta sopra il cerchio giallo un altro cerchio giallo che sarebbe l'attività quella tra virgolette moddata che ci permette di prendere il cartellino della IAA. Quindi ragazzi, una volta che avete messo l'attività, semplicemente spammate la freccia a destra e avviate l'attività normalmente come state vedendo in clip in questo momento. E una volta che spawneremo nell'attività, ragazzi, avremo il nostro cartellino della IAA, avremo il nostro badge, come potete ben vedere. A questo punto avete visto, mi ha tolto il caschetto blu, che come ben sapete, ragazzi, per chi ha i caschetti è veramente un peccato perderli. Quindi noi che facciamo? Andiamo normalmente dentro l'appartamento più vicino che abbiamo. Io ragazzi userò le Clip Tower. E una volta all'interno, ragazzi, semplicemente andiamo a salvare il completo nel guardaroba. Mi raccomando ragazzi, quando andate a salvare il completo dovete sovrascriverlo sullo stesso completo che già possedete, ragazzi. Per esempio io l'avevo chiamato Jog Blu, questo con i loghi e il casco, e andrò a sovrascrivere su Jog Blu, ragazzi. Quindi a questo punto non ci resterà altro che quittare l'attività, ragazzi, e quando spawneremo online avremo questa situazione qua. Ci sarà di nuovo il caschetto, la maschera se possedete la maschera, ma non avrete il cartellino, perché il cartellino, ragazzi, è salvato nel completo. Questo è semplicemente il completo che rimane buggato una volta che entriamo nell'attività. Quindi ci andiamo a recare dal cannocchiale, ragazzi, e una volta al cannocchiale non ci resta altro che fare il solito glitch del cannocchiale. Quindi bisogna correre verso esso, schiacciare freccia a destra, tenere premuto il menu interazione e sperare che non ci dia l'animazione del cannocchiale. Quindi a quel punto ci siamo buggati e andremo a selezionare il completo dove abbiamo messo il badge, quindi Jog Blu, ragazzi. Una volta selezionato il completo Jog Blu, e sbada bam, raga, finalmente avremo di nuovo il nostro caschetto con la maschera, se avevate la maschera, e il cartellino della IAA. Adesso non vi resta altro che andarvelo a salvare dove vi pare e piace di più. Andate in una munition, andate in un appartamento, andate al negozio di maschere, ragazzi, andate un po' dove vi pare. Comunque sia, io vi lascio e per stamattina è tutto, ragazzi. Vi aspetto più tardi con l'aggiornamento settimanale. Bella, raga, alla prossima!